Un'ottima guida questa di Gabriele 100, una video recensione sulla scheda audio Presonus Fire Studio. Nel primo video vedrai quali sono le caratteristiche generali, diciamo la descrizione generale di questa scheda audio. Nella parte di approfondimento invece alcuni consigli pratici da parte di Gabriele, che utilizza proprio questa scheda nel suo home studio, su come configurare il proprio setup. Effettivamente è una scheda che offre molte possibilità e quindi se vuoi valutare l'acquisto di questa scheda, sicuramente questa videoguida di scuolasuono.it non potrà che esserti d'aiuto, anche perché è stata veramente ben realizzata da Gabriele 100. Grazie ancora Gabriele per la tua pazienza e la tua passione. Buona visione, come si dice, e ci vediamo poi alla fine del video di approfondimento. Ciao da Francesco. Un saluto a tutti gli amici di scuolasuono.it ed appassionati di recording. Io sono Gabriele Cento e vi parlo dal mio home studio di Milano. Puoi visitare la mia pagina profilo Scuolasuono per ulteriori dettagli. In questa videoguida parleremo della Presonus Fire Studio Project. Di cosa si tratta? A cosa serve la Presonus Fire Studio Project? Si tratta di una interfaccia audio multicanale. Possiede un totale di 10 ingressi e 10 uscite. La sua frequenza di campionamento può arrivare a 24 bit 96 kHz. Si tratta di un'interfaccia con bus Firewire, quindi diciamo possiamo vantare una connessione e una trasmissione dei dati leggermente più veloce. E in dotazione anche un software per utilizzarla come mixer digitale e gestire comunque il pannello di controllo della macchina. Le sue caratteristiche principali sono 8 ingressi preamplificati. I preamplificatori sono in classe A, definiti XMAX, progettati dalla stessa Presonus. I primi due ingressi della scheda sono dedicati alle connessioni di microfoni e strumenti, quindi l'impedenza è adattata anche per gli strumenti come la chitarra e il basso, quindi possono essere tranquillamente connessi direttamente col cavo. Gli altri 8 ingressi, gli altri 8 preamplificatori sono dedicati alla connessione di microfoni e segnali di linea. Le 8 uscite che possiede la scheda sono praticamente utilizzabili per qualunque tipo di obiettivo, più il routing del segnale, piuttosto che inviare ad esempio il nostro suono ha un amplificatore per cuffie e così via. È presente inoltre una coppia di uscite, una coppia stereo per la connessione degli altoparlanti dei nostri speaker. Attraverso il software in dotazione è possibile effettuare dei QE mix, ossia dei mix dedicati, personalizzati fino ad un massimo di 5 musicisti. La scheda è venduta attualmente sul mercato per un prezzo che si aggira intorno ai 400 euro. È compatibile sia per Windows sia per Macintosh e in bundle viene dotata di un sequencer sviluppato anch'esso da Presonus e chiamato Studio One Artist. Insieme al sequencer la scheda viene fornita con 4 giga di plugin e samples vari. Nei prossimi video scoprirai tutte le caratteristiche che rendono questo oggetto indispensabile. Ti ricordo che per accedere al video di approfondimento sulla Presonus Fire Studio Project dovrai effettuare la registrazione gratuita.